Ecco, volevo parlare di quello che chiamano il cervello rettiliano e non faccio riferimento alla teoria dei rettiliani, su cui mi astengo, tutto è possibile nella vita, è proprio poco probabile, ma parliamo di un'altra cosa, di quella parte del cervello istintuale che ci porta a fare la prima cosa che ci viene in mente senza ponderare e vederne le conseguenze e senza considerare la situazione e il tutto. Quella parte istintuale che vede un pericolo, attacca, insomma. Io vedo che purtroppo, anche in situazioni che non dovrebbero scatenare questa reazione stizzita e irrazionale, i commenti delle persone, specialmente su Facebook e ancora di più su YouTube, sono esattamente dettati da odio, rancore per le persone che hanno un'opinione diversa dalla loro. E quando l'altro, tipo me, spesso ragiona e risponde, ragiona, risponde e mette le persone di fronte a un muro, allora si scatena ancora di più l'odio e il rancore. Ma la maggior parte di queste reazioni sono dovute a un grande senso dell'ego. Alcuni sono narcisisti conclamati, o almeno conclamati ai miei occhi per quello che scrivono. Cioè, diciamo che da 1 a 10 direi che 8 probabilità su 10 sono veramente le persone malate di narcisismo, che è una vera e propria disturbo della personalità, di cui purtroppo ne fanno spese più che gli stessi narcisisti, le persone che stanno intorno a loro. Vedete, il mondo non è bianco e nero e la verità non sta mai da nessuna parte. Al 100%. Certo, politicamente io ho delle opinioni che sono dettate dalla la stragrande evidenza dei fatti. Però non credo che tutti abbiano l'apertura mentale, diciamo pure l'intelligenza che ho io per mettere i punti insieme e capire il quadro di riferimento. Perché molta gente ha dei viene da una famiglia di destra, viene da una famiglia di sinistra, viene da un'azione che sono toccati molto da questo impoverimento. E non uso la parola crisi perché così è una parola che è assolutamente non vera. Da questo contrattacco dopo decenni di quelli che per millenni nella storia dell'umanità hanno messo i piedi in testa agli altri. Poi devono essere i nobili, poi devono essere la classe dominante politica, che può essere addirittura delle caste in India o delle classi sociali tipo il clero, i nobili, la stessa borghesia più tardi. Diciamo che l'uomo non è un animale democratico. Ora, io non sono per appiattire tutto, ma tutto quello che tu hai in più deve essere dovuto a un servizio che fai o qualcosa che vendi, non a intrallazzi, a pagare i politici, a creare un sistema che mangia se stesso, speculazioni finanziarie, banche che prendono i soldi o industrie che quando fanno i profitti li tengono per sé, quando ci sono i problemi prendono i soldi dallo Stato, organismi non eletti tipo il MES, che è una cosa allucinante, cioè un passaggio dei poteri dalla politica alla finanza e organismi non eletti. Ovviamente ci sono persone che non capiscono tutto ciò e
e prendono che il problema sia Salvini. Quando io penso che Salvini sia una persona. Credo altresì che quasi tutti quelli che arrivano ad alti livelli devono essere scesi, devono scendere a compromessi, altrimenti non arriverebbero a quegli altri livelli. Cosa vuol dire? Che Salvini sicuramente avrà fatto qualcosa di buono, ma Salvini è lo stesso che vuole gli F-35, Salvini è lo stesso che ha un rapporto privilegiato con Israele. La Meloni è la stessa che nel Venezuela si è schierata dalla parte occidentale perché? Perché c'è un pregiudizio politico a priori di quelli di destra contro i comunisti e di quelli di sinistra, di destra e comunista contro i cosiddetti fascisti che non esistono. Ripeto, i comunisti ancora esistono, i fascisti no, nel vero senso della parola. Non considero il PD un partito di sinistra, anzi lo considero molto più a destra di quando c'era la Democrazia Cristiana che veniva attaccata dai comunisti. Credo che gli eredi dei comunisti siano arrivati al potere proprio per non solo aver ripudiato il comunismo, ma essere arrivati a fare esattamente il contrario. E questo non è vincere, è passare all'avversario. Ed è la cosa più squallida e ignobile che io possa vedere. Perché no, non si, una persona può cambiare idea, ma un intero partito che passa all'avversario è una cosa. E però, ragazzi, ci hanno messo decenni a fare questo. Il Movimento 5 Stelle l'ha fatto in giorni. Ovviamente ci sono persone. Vi sono persone come me che sono molto preoccupate per il 5G, per il MES, per una serie di cose, per trattati internazionali che metterebbero le multinazionali a poter far causa agli stati, quindi gli stati non ci potrebbero neanche difendere per contro, ecco, per esempio il 5G o prodotti. Potenzialmente il 5G è una cosa incredibile, ragazzi. Ovunque state, sarebbe state sempre esposti a questa cosa qui. E io vi dico una cosa: se la gente si comincia a ammalare, visto che stanno dappertutto, ci sarà una rivoluzione. Ci sarà una rivoluzione. La stessa cosa dicasi dei vaccini. Poi vogliono stabilire, no? Che i vaccini funzionano per nessuna cosa, funziona sempre per tutto e nessuna cosa. Non ha controindicazioni, specialmente una cosa medica, specialmente quando gli americani spendono miliardi in risarcimenti di danni dal vaccino. Allora, se tu risarcisci persone del danno dal vaccino, ammetti che ci sono danni dal vaccino. Voi avete mai sentito parlare di danni dal vaccino? No, è complotto secondo loro. Quindi, in questo mondo in cui la plebe, anche quelli che secondo me stanno dalla parte giusta, ma lo fanno usando metodi assolutamente errati. Assolutamente errati. C'è stato questo caso di della Cucchi che poi si è buttato in politica. Io sono contro il PD, si è appoggiato al PD, ma effettivamente. In una frase che parla della situazione di quello che è successo, dire però la droga fa sempre male. Beh, la frase in sé per sé non solo innocua ma è giusta, ma detta in quel contesto cosa vorrebbe dire? È come se è morto di cancro ai polmoni. Cioè, è inopportuno dirlo in quella situazione, anche perché io non credo che tutti quelli che, per fortuna, che si drogano e spacciano, poi parliamoci chiaro, io non sono esperto della droga, ma un drogato arriva a spacciare. Ma perché? Perché è un circolo di Sant'Antonio, una catena di Sant'Antonio. È ovvio che dove li porta? Dove li trova i soldi? Spaccia morte, ok.
Ma visto che si muore anche di sigarette, che facciamo? Mettiamo in galera tutti i tabaccai? Buttiamo la chiave? O li pistiamo di botte? È la stessa cosa, dicasi, dai pub dove, o negozi dove vendono alcolici? Cioè, dobbiamo fare uno stato etico. Allora, io sono, ovviamente, la droga, quel tipo di droga, è molto più potente di altre cose. E morire di cancro non porta a essere un problema sociale, ma mettiamo se la droga fosse diciamo accessibile a tutti come le sigarette, non ci sarebbe un problema sociale perché queste persone vanno a delinquere, però morirebbero sempre alla lunga. Magari un po' di meno perché è più controllata, ma alla lunga è sempre una sostanza che distrugge. Quindi lo Stato ha deciso che è meglio che alcune persone muoiano perché lo Stato non fornisce una droga giusta, piuttosto che darla a tutti e che muoiano più persone perché è più accessibile a tutti. Questo è il dilemma sulla liberazione, la legalizzazione delle droghe. È l'effetto di perdere lo stigma di cosa illegale, per cui un po' quello che succede con il whisky o col whisky, con gli alcolici. Quindi è un problema. Io non dico che debba essere legale, sto solo cercando di vedere le cose ma dire. Gli spacciatori vanno eliminati. Io non sono a favore sicuramente degli spacciatori, ma usare la parola eliminati non mi sembra nello stesso, diciamo, più o meno persona che non ci piace va eliminata. Lo stesso argomento usavano contro gli ebrei. Allora gli ebrei sono come gli spacciatori? No, però per chi è razzista, chi è è stato imbevuto in un clima di odio, c'è quest'idea che le persone che fanno cose che non ci piacciono e non ci piacciono, levando dal fatto dalla considerazione se ci siano motivi o no nel cervello della persona, è così, vanno eliminate. Ecco, dobbiamo, se c'è una cosa da eliminare, è il concetto che alcune che ci sono delle persone da eliminare. Vedete, io sono contro il PD, sempre e comunque, ma ci sono dei motivi. Però io non credo che vanno eliminati, nel vero senso, cioè, la parola eliminati è molto pericolosa. Io credo che sono persone che vivono nel loro mondo e non sanno come stanno le cose. Cerco di farlo capire, ma non è che insultando le persone, attaccandole in quel modo in cui adesso è diventato d'abitudine, succeda niente, perché non cambi metà voto attaccando delle persone e indici di frustrazione. Si fa un ragionamento, le si porta, secondo noi, se abbiamo validi argomenti di fronte alla verità. Se questa persona non vuole accettare la verità, noi non ci possiamo fare niente. Però, prima cosa, abbiamo messo 1 su 100 può avere dei dubbi. Tante persone possono leggere quello che c'è scritto e essere d'accordo con me, perché se il ragionamento è valido, ci sono più possibilità che possa cambiare le opinioni della gente piuttosto che insultare. Tu non hai capito un cazzo, tu sei un cretino contro. Allora c'è questa idea adesso delle sardine che il vero nemico è Salvini. Salvini sia la male di tutti, il male, la causa di tutti i mali. Non si parla del MES, non si parla dei trattati europei. Non si parla di chi è a capo della Commissione europea, chi l'ha votato, non la Lega. Non si parla della moneta a debito, non si parla della capacità dell'Italia di avere soldi a propria disposizione per mantenere se stessa. No, il problema è Salvini. Per me, sono ragazzetti più o meno borghesi che non hanno mai conosciuto la lira, che
non hanno mai conosciuto un'Italia fiera di essere se stessa, un'Italia che produceva, un'Italia che aveva l'Olivetti, un'Italia che aveva, produceva prodotti anche tecnologici. C'erano i cellulari italiani, quando ero ragazzino io c'era una marca di proiettori cinepresi. Quando si usavano ancora le pellicole, italiana, molte cose erano italiane, la lingua italiana era più italiana. L'Italia aveva una propria identità, una propria cultura e non eravamo, ve lo dice una persona che parla inglese, eh? Non eravamo, non ci, non imbastardivano l'italiano con parole inglesi dove non c'entrano niente, non c'era questo senso di che tutto quello che viene dall'estero è meglio. Allora io non sono anti-straniero, assolutamente, ma non sono neanche anti-italiano. Avendo vissuto all'estero e parlando diverse lingue, non trovo che di per sé ci siano paesi migliori dell'Italia in quanto tali, e né che l'Italia è migliore di altri paesi in quanto tali. Conosco la Grecia, sono stato in Francia, sono stato negli Stati Uniti, in Inghilterra troppo tempo fa per poter dire che ci sono stato, e penso che l'unico bastione che ancora non si sta liberando, per non conoscere l'Unione Europea, io parlo dell'Inghilterra, del Regno Unito, non il Regno Unito quello della City che mi fa schifo, però il Regno Unito di coloro che hanno capito che l'Unione Europea è una truffa, è una truffa. E mi sembra di essere ritornati alla Seconda Guerra Mondiale, quando l'unico paese ancora libero in Europa, a parte la Svizzera, poi c'era la Spagna e il Portogallo che erano, stavano un po' defilati, ma l'unico paese europeo che poteva opporsi a Hitler era la stessa, era il Regno Unito. Ci ritroviamo in Europa, dove l'unico paese che vuole uscire è il Regno Unito, e però sono passati, quanti sono passati? 4 anni, ancora non si è uscito, 3 anni. Mi sembra normale che non si può uscire dall'Unione Europea. Sapete dove non si può uscire facilmente? Dalle associazioni criminali. Ora vi dico un'ultima cosa. Vedete, io credo che Facebook e YouTube, in quanto monopolisti, debbano, non possono opporsi al di sopra delle leggi di uno Stato. Quindi o lo Stato diminuisce il potere di Facebook e YouTube e quindi loro fanno come gli pare, oppure in questa situazione di palese monopolio del mercato, e non mi dite che uno può entrare in altri posti perché non c'è nessuno competitivo, non possono assurgersi a stabilire quello che si può dire e non si può dire quando la maggior parte del discorso social passa attraverso loro. Perché molta gente legge i commenti su YouTube, vede i filmati su YouTube, vede quello che c'è su Facebook, e hanno bandito la pagina di Acusaro, che è una cosa che non sta, è una delle persone più, che non potrebbe mai fare discorsi d'odio. Marco Mori perché era associato con Casa Pound. Casa Pound è vista come il partito nazista. Bene, io ho visto quello che dice Marco Mori. Se non avessero detto che era candidato per Casa Pound, niente in quello che ha detto ha il minimo senso di fascismo, nazionalismo becero. Sovranismo considero una forma positiva di nazionalismo. Niente, eppure l'hanno chiusa. Adesso pare che hanno chiuso la pagina delle sardine. Allora, io sono assolutamente contro questa cosa qui, ma io posso dirlo perché io sono sempre stato contro questa forma di censura. Però
però che non facessero le vittime, perché nessuno di queste sardine ha detto una parola per la chiusura della pagina di Diego Fusaro. Quindi non hanno assolutamente il diritto di fare le vittime. Anzi, io sono convinto che molti di questi hanno gioito di questa cosa qui. Mo' troppo facile, eh? Quando fa comodo a te, la censura non è censura e fanno bene a farlo. Quando vanno contro di te, allora è sbagliato. Va bene, ho fatto questo video perché mi è stato chiesto di fare cose in italiano. Scusate, non ho preparato la cosa, salto di palo in frasca, ma probabilmente corro il rischio che mi chiudano il canale perché questa è la situazione. Arrivederci.